si sta sovraccaricando il sistema cosiddetto di accoglienza di costi per semplici disoccupati stranieri. Punto. E questo non è possibile perché in Italia si spendono 3 miliardi di euro per tenere le persone 2 anni sul territorio Poi nazionale. arriva l'albergo, si parla Dopodiché. dell'albergo a 5 No, ma stelle, va bene, non so, non esistono queste storia realtà, della non esistono gli Croce, alberghi, non esistono gli ostelli, non esiste l'ospitalità pagata a 40 euro al giorno, le non schede esiste. Non telefoniche, esistono 3 miliardi di euro spesi per la cosiddetta accoglienza. Un sistema serio definisce entro 2 mesi se hai diritto a restare come profugo o se non sei profugo te ne ritorni a lei casa. sa meglio di me perché è un senatore Dopodiché, che questa va cosa bene, la non stiamo si può, facendo, va bene. il sistema di identificazione Non lo state facendo funziona perché, non molto lo state meglio. facendo Ma perché in come no? questo Ma momento il lasci sistema non perdere. riesce a dare risposte se non in un anno con un ricorso La poi al vostra giudice. linea è, speriamo che arrivi la Vabbè, c'è il catastrofe. ragionamento Siccome la di se si catastrofe riesce a fare un ragionamento non c'è, perché ma c'è una gestione lui è realistica e renziano, pragmatica. Ma quindi lasci ha ragione a perdere. Ma non ho prescindere, a ragionato, le sto prescindere. spiegando I che stiamo problemi non gestendo la funzionano, questione. non esistono Voi problemi. avete auspicato la Non catastrofe fino a esistono ieri. problemi, non Oggi sta arrivando c'è nessuna un'Europa che invasione, finalmente gestisce, non non c'è c'è nessuno in nessuna invasione, i albergo. numeri sono più Allora, bassi di quelli dell'anno vabbè. scorso. Capisco che Posso siete un fare un po' piccati, ragionamento? capisco che siete Lo chiedo al scocciati, però le conduttore cose questo. si Sì. stanno incanalando verso una gestione pragmatica Allora, dell'emergenza profughi. Ve ne farete una ragione anche voi. senatore Candiani, concluda, poi risposta da parte dell'onorevole Romano. Io vi ho Il lasciato parlare, ragionamento è come vede, insomma, anche semplicissimo, perché cioè siete lontani, non è vi volevo quello. interrompere. Il ragionamento è quello di definire velocemente chi ha diritto ad essere riconosciuto come profugo, perché il sistema in questo momento non funziona, cioè tutti quelli che mettono piede in Italia vengono fatti, gli viene fatta presentare la domanda di richiesta di asilo, dopodiché entrano in un sistema che li mette a spese degli italiani in albergo, piaccia o non piaccia Lei dove li l'onorevole metterebbe, mi Romano, perdoni? Dove li e dentro metterebbe? Li due. lascerebbe in mare a Posso finire il galleggiare? No, mi ragionamento? spieghi dove li metterebbe, in Dico che attesa che entro. vengano identificati. Vabbè, non si riesce a ragionare con quest'uomo. È più simpatica la sabbia nelle mutande di lui, onestamente. Ecco, su Non questa so, io finezza. sabbia nelle mutande non ce l'ho, Ma ma la ascolti. domanda era, ma lei dove li metterebbe, fin Allora, tanto che li il ragionamento è identifichiamo? Dove li semplicissimo. Per metterebbe? 2 mesi, In un c'è un lager. sistema di ospitalità. Bene, ma entro 2 mesi deve essere definito. E chi non ha diritto deve essere espulso. Allora. Oggi vengono mantenuti per un anno e poi per un altro anno, per 2 anni. Forse perché ci sono le Vero. cooperative del suo Ah, le partito che ci cooperative. lucrano sopra. Le Questa cooperative. cosa bisogna dirla. Alla domanda al senatore Candiani, lei dove metterebbe queste persone se non in Io le ho alberghi, risposto in ostelli? maniera molto semplice. Li Si manderebbe mettono in un. via. Il sistema di accoglienza si può fare, come abbiamo detto e come la stessa Unione Europea dice, anche sulla trasponda del Mediterraneo, Ah, ho capito. definendo In all'origine Libia. chi può entrare Ho in capito. Italia, chi può entrare in Europa, Quindi. mentre a loro fa comodo mettere in albergo perché poi ci mangiano Le sopra. cooperative, certo. Quindi lei Allora, farebbe, mi faccia capire, lei farebbe questi centri di identificazione in Libia va e bene, in Siria e in allora, va Libia? bene così, No, mi facciamoli faccia negli capire. alberghi a 5 No, ma stelle li sulla farebbe. Riviera No, mi Romagnola. risponda, lei farebbe questi centri in Libia e in Va bene, Siria? allora farli sulla Riviera Romagnola, negli alberghi a 5 stelle pagati dagli italiani e teniamoli lì per 2 anni. Il Allora, sistema magari. funziona.